Buon pomeriggio a tutti. Oggi, grazie ad internet, possiamo collegarci con varie parti del mondo. Ed infatti siamo collegati col Brasile, con Fabiola Schecknell, con Virna Chessari a Palermo e con Giampiero Pierotti che è a Pisa, o perlomeno da quelle parti. Buon pomeriggio anche a voi, grazie per aver accettato il mio invito. Ma grazie anche a Virna, perché è stata lei ad innescare questa catena. Lei mi ha fatto conoscere Giampiero, Giampiero mi ha fatto conoscere Fabiola. Quindi grazie a Virna, ma anche a Giampiero e grazie nuovamente a Fabiola. Allora, perché siamo qua? Siamo qua per diversi motivi, soprattutto per presentare un progetto di Fabiola, che è il progetto Anita, una donna oltre il suo tempo. Fa parte dei festeggiamenti del bicentenario della nascita di Anita Garibaldi. Dobbiamo dire intanto che Fabiola è una professoressa, un dirigente scolastico, ma è anche presidente dell'Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, nonché segretario dell'Associazione Italiana Italiani per il Mondo. Quindi parleremo di questa iniziativa. Però c'è poi un'altra iniziativa: si è instaurata una collaborazione tra Fabiola e Giampiero. E quindi io vorrei che poi si parlasse anche di questo. Nonché poi parleremo di Virna, che è una professoressa, ma è anche una scrittrice da poco tempo. Allora, Fabiola, come fai a portare avanti tutte queste iniziative? Un po' di lavoro si fa, però con molto piacere. È stata una sfida da molti anni lavorare con la lingua italiana, come insegnanti, come professoressa, e anche una passione ormai per la cultura italiana da piccola. Musica, tutto quello che rivolge all'Italia era sempre un piacere. E poi aggiungere questo piacere alla lingua che ho imparato e anche al lavoro con la cultura dal mio paese, ma facendo vedere e conoscere tutto, l'importanza degli italiani per noi è stata forse la cosa più forte in tutto questo lavoro che svolgo e tutto quello che faccio Sì, per non abbiamo mantenerlo detto che, vivo. non abbiamo detto che tu sei di origine italiana, chiaramente si comprende, ma se ci vuoi un pochettino raccontare la tua storia, per noi sarebbe molto bello e interessante. Sì, allora mi sono laureata, abito a un stato che è italianissimo, tantissimi migranti, sono vicina alla prima colonia italiana dal sud di Santa Catarina, mezz'ora da me, e di questi italiani che sono arrivati sono sviluppati tutto questo che abbiamo oggi. Però io non sono nata a questo stato, io sono nata a Minas Gerais. Un altro stato brasiliano che ha saputo ricevere gli italiani per il lavoro. Quindi il lavoro è stato sempre presente nella nostra famiglia. Sono stati i tuoi nonni ad andare in Brasile per prime o i tuoi genitori? No, no, i nonni della mia nonna, se possiamo dire così. Quindi da E quindi erano lì per lavoro, quindi, però era una situazione molto diversa di questa che ho imparato qui, perché vivo a Santa Catarina praticamente quasi 40 anni. tu hai avuto modo di Quindi venire in Italia? sì, e io spesso sono in Italia, adesso per causa della Quindi pandemia mi sono fermata, ma io ogni anno sono lì per i progetti. Sia culturale, sia di lavoro, in rappresentanza dei Veneti al mondo, sono stata 3 volte, quindi ho fatto una catena di conoscenze in Italia e cerco di fare altre persone conoscerla e anche far parlare e vivere un po' di questa esperienza. come ti sei conosciuta con Giampiero? Bene, Giampiero è stato una cosa molto bella. Perché quando io ho conosciuto Giampiero ero dirigente di scolastica e volevo svolgere un progetto. E guardando su internet altre iniziative delle scuole, ho visto che c'era il libro di Giampiero. Allora mi sono messa in contatto con lui e come io ero in Italia in un'occasione per la consulta dei Veneti al mondo, allora sono scesa a Pisa.
Molto piacevole il mio soggiorno a Pisa. Io ero a casa con Gian Piero, con le sue nipoti, mi sono proprio contenta di vederla. Ecco, Grandi, allora non ho facciamo. mai visto così grande dopo, e sono già tanti anni. Ho cercato di mettere questo libro alla scuola, abbiamo lavorato un po', però dopo mi sono. Questo, Favole di ogni giorno, bellissimo. E poi il progetto si è fermato perché è stata una situazione con la professoressa di italiano che non c'era più, io non potevo prendere la responsabilità della lezione, però il progetto è stato bello finché li abbiamo fatto. Speriamo E che possa poi ho andare. visto che c'era Speriamo che anche possa altre andare. città Bene. Facciamo parlare pure Giampiero. Allora, Giampiero, vedi, Esatto. sei stato un anello di questa catena, quindi molto importante. Quindi il tuo libro va a Ruba, chiaramente, vedi, Virna me l'ha fatto. Solo Virna sottosopra ce l'ha il libro. Ecco, la dobbiamo correggere. Già, mi sono Non presentata. sarebbe Virna. Allora, Giampiero. Ma Giampiero, tu lo sai. Giampiero, che mi dici? Certamente questo libro è nato così per caso e quindi è stato un parto difficilissimo, difficilissimo non solo per scrivere i tre racconti e inviarli alle radio per sapere cosa ne potevano pensare gli ascoltatori, ma anche continuare questi racconti perché il libro non poteva essere composto da tre racconti e quindi ho impiegato molti anni. È stata un po' tutta una costruzione. Sembrano scritte di getto, ma non lo sono. E quindi, in un certo senso, ho impiegato molti anni. Poi ho conosciuto Fremura, il famoso Fremura, che anche Fabiola ha conosciuto, perché portai Fabiola quel giorno in cui venne a Pisa. Da Fremura e quindi ho abbinato allo scritto anche queste immagini per migliorare un po' il contenuto del libro. È stata un po' una storia strana perché poi ho seguito tutto da me. Non ho avuto mi hanno consigliato, poi ho scelto consigli che a me sembravano migliori, ma insomma mi sono trovato a fare un editore. Quando poi per me era già difficile scrivere racconti. Senti, ma che cosa hai provato tu quando hai saputo che il tuo libro veniva letto anche dai ragazzi del Brasile, dell'Argentina? Certo, è stata per me un po' una novità. Mai avrei immaginato che potesse interessare a persone mai conosciute di persona, come Laura Fraine Scozze. La mia amica qui, diciamo, Fabiola Cecchine, e poi ho continuato a contattare italiani nel mondo, le associazioni. Mi è nata questa idea che questi italiani tengono molto a mantenere intatte le radici con il proprio paese ed è bellissimo, perché hanno fatto centinaia di disegni, racconti, non solo in lingua brasiliana, portoghese, come lingua italiana e anche in lingua inglese, come anche a Cordova. Senti, a proposito di lingua inglese, Virna si cimenta con questa lingua, perché lei ha scritto Sì. un libro di poesie che non ricordo il titolo, ma lo dice lei, La la farfalla farfalla di di Ulisse, di Ulisse. Ulisse. E quindi ha scritto anche in inglese, ha avuto successo. Io ero scettico all'inizio, perché Sì, insomma, grazie, sempre ero tutti, scettico. anche a mia suocera, Ma anche. scettico il fatto che tu ti cimentassi in una lingua che non Oh. fosse l'italiano, per Certo. questo. Poi le poesie, insomma, erano un pochettino lunghette, questa era l'altra considerazione che facevo, però ero contento che tu intraprendessi questa, come possiamo dire, questa carriera, perché ormai sei una Sì. poetessa. No, anche io ho avuto l'occasione di conoscere tanti italiani all'estero. E questo un po' anche grazie a Giampiero, forse è quello che ci ha accomunato e ci ha fatto conoscere.
E oggi sono anche contenta di aver conosciuto dal vivo Fabiola, che non è da meno, è come se fosse, cioè in due giorni mi ha raccontato tutto, come se fosse quasi una vicina di casa, ecco, e diciamo, ha reso partecipe. Diciamo pure che io sì, ti ho fatto uno scherzo, perché ho detto, guarda, tu mi hai procurato questa occasione, sei stata tu, quindi ora tu ti prendi questa patata bollente fra le mani e la porti a me. No, veramente come si combinano, cioè come nascono le cose. Perché inizialmente c'eravamo così sentiti, avevamo entrambi ricevuto il libro di Giampiero Pierotti, Favole di ogni giorno, e poi improvvisamente, dal nulla, si è fatta sentire appunto Fabiola Cechinel, che è la professoressa dirigente scolastica, e quindi proprio tutto veramente è un percorso. E quindi sì, anche, ripeto, sì, è vero, anche... qualche cosa delle tue poesie, Vito. Delle mie poesie, sì, io ancora non ho fatto una presentazione ufficiale, quindi prima o poi dovrò presentare questo libro. Le mie poesie, io inizialmente pensavo che, quando le ho scritte, non avevo avuto tanta fiducia nel mio italiano, seppure io sia una professoressa di italiano, perché, non lo so, forse perché sono delle, come le poesie, riguardano un po' il linguaggio intimo, delle sensazioni a volte anche dolorose, dei lati nascosti. Quindi ricordarle in italiano, molte sono anche tante memorie, tanti ricordi, ricordarle in italiano forse era troppo duro. E quindi invece sentirle in un'altra lingua mi sembrava proprio quasi un canto. Quindi mi sono affidata all'inglese. Però ho avuto un riconoscimento immediato da parte di alcune riviste americane che le hanno pubblicate. Ora finalmente mi dovrebbe arrivare la copia cartacea di Straylight Magazine. Però poi in effetti queste poesie stanno girando più in italiano, quindi mi sono messa molto in discussione, perché la poesia, chiaramente nella poesia c'è una ricerca forte della parola. Ora, dopo che hai conosciuto Fabiola, sicuramente dovrei tradurre le tue poesie in portoghese, sì. No, ma sarebbe un onore, alla Farfalla di Ulisse in portoghese, anche solo quella che dà il titolo alla raccolta. No, anche perché Fabiola, vedi, una volta che ha accolto così favorevolmente le fiabe di Giampiero, non vedo perché non debba accogliere molto favorevolmente anche le tue poesie. Sicuramente ti pensiamo, allora. Grazie, sarà un piacere. Non sono tanto lunghe, quindi è anche semplice, per cui promesso. Allora, Fabiola, parlaci di questa iniziativa per Anita Garibaldi, che per la verità in Italia non è tanto ricordata, però voi la ponete come simbolo, diciamo, della, possiamo dire, della rinascita del ruolo della donna, quindi dell'affermazione del ruolo femminile rispetto a quello maschile, ma nel mondo in generale, quindi è un emblema per voi. Sì, allora, è un progetto che questa iniziativa è stata aggiunta a questa iniziativa che viene dal Museo Renzi della Emilia Romagna, è insieme alla nostra fondazione culturale di Laguna, città dove è nata Anita Garibaldi. Questo progetto viene già sendo svolto da 2018, quando sono andate in Italia quelle personaggi di Laguna, dell'associazione garibaldina, anche culturale, e hanno firmato questo accordo per il bicentenario di Anita Garibaldi. Tutte le città qui da noi in cui Anita ha vissuto o è passata, hanno fatto qualcosa che ha fatto un marco nella storia, adesso è aggiunto questo progetto. E la mia città è una città della regione qua, possiamo dire che il capoluogo, sono 105.000 abitanti, e abbiamo pensato in fare una cosa un po' a livello più grande, nel senso di far vedere l'importanza di questa donna, non solo per il Stato di Santa Catarina, ma per altre parti al mondo, perché ormai Uruguay è insieme. E allora abbiamo cercato di coinvolgere 4 donne, da tutti discendenti di italiani, per un progetto che parlasse di Anita altro il suo tempo, ossia un'Anita parlando della bravura di lei nel passato, ma che riflette ancora nelle donne. Queste 4 donne sono mai impegnate con tante azioni. E allora abbiamo coinvolto la idea di un libro, anche qui c'è un libro per Anita,
che è proprio partito all'idea da Palermo, perché la scrittrice, mentre faceva una visita al comune di Palermo, si è incontrata con una ragazzina e la ragazzina si chiamava Anita. E non c'eravamo nulla a non essere il nome, la foto e un video di 15 secondi di lei che faceva la capoeira. E adesso è tornata in Brasile dopo tutto quello che ha ascoltato e ha pensato, adesso scrivo questo libro. Io ho detto, allora lo fai per il bicentenario, così mettiamo insieme tutte le cose che possiamo fare. Adesso c'è il progetto per il libro di Anita, abbiamo trovato l'Anita, perché non c'era neanche il cognome di questa ragazzina, è stata grazie alla capoeira, perché attraverso le scuole di capoeira li abbiamo incontrata. Oggi è tutto a posto, farà parte del progetto ad agosto, insieme a Edila, che è la scrittrice, a Edila Zin, insieme a Adriana Zanini, che è quella responsabile per la cucina dei piatti tipici delle regioni dove è passata Anita in Italia. Poi c'è la nostra Renata Dalbò, che è presidente dell'Associazione dei giornalisti e scrittrice nazionale, ma lei è responsabile per Santa Caterina, ed io per l'Associazione Italiana al Mondo. Quindi abbiamo fatto un pacco grande di idee e adesso questo progetto andrà ad agosto, coinvolgendo la scuola di Anita, la famiglia di Anita, bambina Anita, che sarà una delle omenaggiate in questo libro. E il libro è meraviglioso, racconta la storia di Anita a livello infantile, ma un po' già giovanile, possiamo dire. E adesso stiamo già pensando al progetto tra le scuole. Perfetto. Allora, Giampiero, hai pensato di scrivere un altro libro? Ma il prossimo libro, per dire la verità, sta dormendo in un cassetto da qualche anno. Per quale motivo? Siccome essendo senza editore, quindi è un po' dura doverlo pubblicare a spese proprie. Certo. E quindi poi avverrà, perché tanto le favole non invecchiano. E quindi penso il prima possibile di pubblicarlo, almeno in vita. Ci puoi dare qualche anticipazione di questo nuovo libro? E questo libro faccio sempre parlare le cose di animali. Come faccio parlare una radio curiosa di conoscere una televisione. Perché sente parlare della televisione, che viene maggiormente considerata, e questa radio dice, c'è un po' questa televisione per vedere se è vero, se è talmente importante o no. Poi faccio parlare un cane che viene adottato da due persone anziane, che si mettono in mente di portarlo in città e fargli trascorrere la vita di città. Senti, come hai pensato di fare parlare un computer? Un cellulare? No, però è un'ottima idea. Quindi lo metterò, in cantiere. Poi un gallo, la storia di un gallo che diventa capo di una nazione, e pensa di conquistare tutti i territori circostanti. Poi ho scritto, la storia di alcune zanzare che prendono il potere politico per un avvenimento catastrofico, di un'alluvione. Prendono il potere e cercano di gestire il potere. Gli uomini sono in un'isola o sulle alte colline, che aspettano che cambi la meteorologia e quindi poi un fiore di cotone come le scarpe che si tramuta in tessuto indossato da un avvocato, indossato da un insegnante, e quindi li faccio parlare. Insomma, le idee non ti mancano. Certo. Birna, tu nelle tue poesie che cosa ci fai pensare?
Sì, poi vorrei dire anche qualcosa sulle favole di Giampiero che le ho lette. Allora, le mie poesie, intanto è un genere, la poesia è un genere letterario un po' difficile, così da prendere in considerazione, o almeno sembra tale, non so perché, ma vengono relegate le poesie, hanno un posto molto piccolo all'interno di una libreria. Eppure le poesie piacciono ai giovani. A me questo ha colpito il fatto che i ragazzi hanno letto le mie poesie, gli studenti, anche altri giovani che mi hanno scritto, e si immedesimano nei sentimenti, anche dolorosi, oppure anche a volte ci sono delle poesie d'amore, amori non ricambiati, amicizie che possono essere tradite. E poi la cosa bella è che ne hanno cominciate a scrivere anche loro. No, non è stata questa un'occasione, però a volte ecco, bisogna dare opportunità ai giovani, quindi non dire mai, sai, questo genere no, non vende, perché a volte rientrano in campo delle logiche che sono più commerciali. A me fa piacere, cioè non sono le solite poesie, ti amo, mi manchi, ma poesie anche sulla natura, sul bisogno di riflettere, di fermarsi, di soffermarsi. È bello, insomma, questo. Allora, Fabiola, questa iniziativa di Anita, cosa vuoi evidenziare? Ricordiamo che il progetto si realizzerà, forse si concluderà il 28 e il 29 agosto del 2021. Sì, proprio questi giorni saranno i giorni che saranno presentato il libro, che adesso è per la stampa, e svolgeremo tutta la parte gastronomica, un collegamento tra Palermo e Tubarão dal vivo, con la scuola, con i bambini, con l'Anita, e poi anche quella conclusione del concorso letterario promosso dalla GEB. E poi anche è un piacere molto grande per me, perché la vice segretaria nazionale per il Brasile dalla IEM è a Brescia. Quindi abbiamo un ponte in Italia molto vivo dell'associazione che lavora qua in Brasile. Però non è che si conclude, assolutamente, è l'inizio. Facciamo una strada verso 28 e da 28 in poi si pensa a altre iniziative. Tra questi anche avvicinare una scuola dalla città di Tubarão alla città Palermo attraverso la scuola di Anita. Abbiamo fatto proprio una riunione con la scrittrice, con la mamma di Anita, che era molto commossa, perché a un certo punto la vita è anche diventata un ruolo, perché non ci aspettava mai, non è mai capitato che poteva svolgersi dopo un piccolo incontro, perché ha raccontato a Anita che l'aveva trovata questa brasiliana, quel marito lì a Palermo, ma lei ha passato così, era un fatto. E questo fatto invece è diventato ormai una cosa grande, appunto di avere la figlia da Palermo ricevere un libro in suo omaggio, perché tanta passione per l'Anita che ha messo la ragazzina a chiedere se conosceva a Laguna, se sapeva di Anita, e quindi è stato molto bello, una cosa che non è capitato mai con i nostri giovani. Allora, siamo in conclusione, quindi una battuta da parte di Giampiero. Sì, io penso che il gemellaggio sia molto importante, perché avviene uno scambio di idee e uno scambio anche culturale. Come io sto trattando nel libro che dovrà uscire, di un gemellaggio che avverrà tra la società delle api con la società delle formiche. Un'ape fa un viaggio con una formica per organizzare un gemellaggio culturale, e quindi fanno tutto questo viaggio. Ma di questo ce ne dovrei parlare un'altra volta, perché siamo in conclusione. Sì, va bene. Quindi grazie a tutti voi e buona serata. Grazie a te. Grazie. Saluti, è piacere di questo incontro così internazionale. Grazie mille. Piacere. Ciao. Allora, aspetta.